Cosa succede quando un padre è alle prese con una figlia che porta a casa solo casi umani? Ce lo mostra Ciro Ceruti. Tecco del wifi? No, non ancora. Papà, senti. Che c'è? Ci dobbiamo preparare, papà. Che succede? Papà, ci dobbiamo preparare. Oh, sai cosa? Mettiti pure tu qualcosa. Ma perché? Questo è uno spray lucidante per capelli. E perché mi ci fa? Perché sta venendo il mio nuovo fidanzato. E che ci fa? Vabbè, la tua, già. Papà, senti, sta venendo il mio nuovo fidanzato, ok? Dall'ultimo. Ah, scusa. Senti, allora, adesso, questo è un fidanzato inusuale. Usuale, nudi? No, non si porta più. Non si porta proprio più. Pensa, le mie amiche. La mia amica Claudia si è messa con un dissidente siriano. Ah, divertente. Sì. Invece la mia amica Ginevra si è messa con un terrorista curdo. Cioè viene a casa, rapisce la madre, la sorella, uccide il cane. Ah, è curdo e malangavato. Sì. L'unica che ha avuto problemi è stata Martina. Perché si è messa con un avvocato del Vomero. Ah, capi in merda, voglio... Quando i figli vogliono venire storti, c'è niente da fare. No. Senti a papà. Che c'è? Ti hai fidanzato pure tu? Sì. E io sapevo. Senti, io ti voglio parlare, visto che abbiamo messo... Tu, un fidanzato usuale, non lo dico, perché quelli che hai fatto arrivare fino a oggi sono poco... Sono poco particolari. Non mi fa dire cose che poi parte nell'associazione, che un po' si... Mirko cosa aveva? Ecco, Mirko cosa non aveva? Tenevo una coscia, papà. Cos'hai contro quelli con una gamba? Non mi metto contro i monocosci, niente. Anzi, io mi ero pure affezionato a sto ragazzo, era simpatico, e poi tu l'hai lasciato così all'improvviso, su due piedi. No, su due piedi no, perché... Poi il ragazzo venne da me e disse, ma papà, senti, mi hai visto, mi chiamava pure papà, ci sei visto, mi hanno lasciato, dice, voglio, ma non ti preoccupare, tu sei un ragazzo in gamba, voglio una schifata e se ne giù. Paolo? Paolo. Era un po' bipolare? Sì, solo il serra convivente era papà. Papà, ma lo sai, adesso si stava interfacciando alle persone, ti ricordi, ti invitò pure la partita di calcetta? Ma ricordo, la partita di calcetta, 7 luglio, affittò campo in 3:30, un solo alle 1. Se mi hai fuori campi, 3 mesi, 4 vengono quarti, 4. Cioè tu hai Paolo, ma dove stanno gli altri? Non capo a me. Entriamo. C'è cioè, l'Ina Nazionale, c'è l'Abbia, c'è l'Urtese, sapeva anche se. La figura è merda esagerata. Ah. Lorenzo. Lorenzo. Era sordomuto a papà. Cosa hai contro i sordomuti? Niente. Però tu dici, papà, quando viene Lorenzo non ci parli mai. Tenga a parlare, che non mi sento. Poi per farti contento, ti ricordi, feci quel corso di linguaggio dei segni? Certo. 1000 euro, 6 mesi di corso. Ho pigliato il diploma, c'è tutto a casa, faccio lo chiacchiero con voglio. Allora ho detto, papà, senti, c'è Lorenzo di là per piacere, diglielo tu, lo voglio lasciare, ma non c'ho il coraggio. Mi muovo un po' con l'emozione, un po' con... Cioè, senti, Lorenzo. Ma che cos'è? A Stella San Lorenzo. Mia figlia non lavora più. Piglia macchina e batti. Poi cominciò a gesticolare, si sbatteva, cioè faceva continuare, diceva ma che boh, e gli faceva a un certo punto diceva, ehi, Nalucco! Questo qua com'è? Questo sta benissimo. Ah. Bene. Benino. Mi cagna 3 aggettivi in da 9 minuti. Papà, un tic. Però è un tic interno. Non so, c'è un ricco interno con me. Devi essere proprio fortunato per accorgertene, capisci? Ma mo mi ingrippate, appena la se voglio ludicare, lo so. Papà, fai quello che vuoi, ma non te ne accorgi. Devi essere veramente fortunato per accorgertene. Ah. Lo posso fare entrare? Sa qua? Sì. Paco! Bravo. Sto! Sono stato fortunato a papà, sai? Sono venuto la cicciappata di chi interno. Ma perché si vede? Si vede? No! Se ne era un track che ha sparato appena e tratto, manco me ne accorgevo. Ho portato un presente. Presente. Sì. Un presente. Ma io farlo a pepe, presente. Presente. Un presente. Ah, presente. Wow, manca mamma riceve presente, sì. Bebe. Ma mio? Certo. Posso? Bebe. Dai, mamma fa.
È tuo? E che fa? Oui. Ah già. È mio o no? Sì, sì. Ah, è mio. Va giù. Sì, va buia. Dove l'avete messo? In frigo. Tutto a posto. Sì. Sì. Ah. Mia figlia mi ha detto che vi state frequentando. Sì, 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 sì. Oltre a Ufugis, che fai nella vita? Io? Sì. A Ricotto. Ah, c'è un caseificio? No, 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 no. Banca Solomeria. Che c'è? Faccio proprio la ricotta sulle spalle di mia mamma. Ah. Papà fa la ricotta. Sulle spalle della mamma. E mo ha cominciato con le spalle mia, no. Papà. Chi da cagna dei gettoni? No. Senti, oltre alla ricotta che cosa fai? Io? Studio. Baby! Hey! Studio! Ma baby sono io? No, è Tic! No, è nato Tic, papà! O track! Amarò nella cappenetta da sud, o bigliardì e ho baby! Sanguaiatris! Che anno stai? Secondo. Facoltà? Seconda media. Ah, è pure acculturato un bambino. Serale! Per forza! Poi la mattina quando i track, amarò nell'arco, bigliardì. Proprio in danuttato quando nessuno ti vede, capito? Papà fa la scuola serale! Che non è la Federico II a papà, capisci? Papà, ma Paco ha avuto un'infanzia terribile. Ma pure mo sta stavarendo brutto a mamma. Paco è cresciuto senza una madre e con un padre problematico, però sta cercando di recuperare. E me lo portavi già recuperata a bambi, Signore, io dovrei andare. Già, va bene. Sì, non mi dite niente, no, poi vengo la prossima volta. Sì. Ciao amore. Ciao mio. Arrivederci. Arrivederla. Senta. Eccomi qua. Allora, veniva a catturno sul vizio, cioè. Allora, dicevo, ha ragione mia messa. Ehi. Oh. Diceva, ha ragione mia messa. Ehi. Ehi, mamma. Sto cercando di guardare. Ehi. Ho schiatto pallone! E i bambini erano qua là. Ai, io stavo di superata proprio a papà. Dicevo, ha ragione mia morina, sto cercando di recuperare, perché se io avrei avuto una famiglia normale, no? Io i libri me li mangiavo proprio. No, li dovevi leggere i libri, che si te mangi un bar niente, capisci? E non si leggono, non ci si avrei, ti faccio un esempio, se io avessi. Se avessi avuto il coraggio a fuggire una gondola quando è nato, ma qua non ci stai, capito? No? Signore, io dovrei andare. Però te ne hai veramente. No, mi hanno chiamato. Non ho visto, va bene, arrivederci. Ha passato porto gelato. Arrivederci. Ciao. Ciao. Arrivederci. Ciao, non mi dici niente. Io mi hai fatto via la cosa. Perché? Ti hai presentato senza il gelato. È mai scordato. Scusi un attimo, posso... Aspetto qua? Ma ti ha fatto il servizio dei tuoi, cadu, intanto. Ehi, oggi, A roppi il pigiame. Che cosa? Che ne sai, che stai manando, non so. Scusate, ma maestro. Maestro, la bacchetta a mano, maestro. Andiamo bene, Stai facendo razzismo culturale. La cultura è l'ultimo problema, sì, papà. Sì, sì, tu stai discriminando un ragazzo solo perché ha sbagliato a coniugare qualche verbo. Sì, però... Quando fa il suo cuore è molto più nobile di tanti ragazzi che vengono in università con me. Sì, sì, lui però... ha bisogno di aiuto. Sì, lui sta cercando di recuperare. Sì, però che cosa? Però è bella la cultura, papà. Ma ti piace? È buono. E che lo rimangiamo? È troppo buono. E andarci non morsi dietro. No. Ma io! Ma sta venendo l'ansia. Azza, ancora te la mani. Obbe. O Pepe! O Pepe! O Pepe! Ah, vuoi bere? Va bene! Te ne sta passione per la 104 canna capisca, papà! E piccina! Piccina! Grande piacere, Vissate! Chi sei più bello? Ma madre! Io va che scendo, no, tengo mamma fa. Ha presa diretta. Si affoga, Uno, due, tre. Stella. Uno, due, tre, prova. Prova il microfono a viva. Ci capitiamo, piglia goccia. Ma tu sei piglia a casa e goccia. Appena decido, te piglia goccia. Tre gocce e stiamo a posto. Ah, e piglia te. Uno. Due. E tre. Non si capisce perché si goccia, ma fanno effetto. Perché non è piglia?
Sto per una brunghita, ma non è pito, un furnaletto, non è piglio. Ah, poi, non credere. Uai. Oh, fai pure il gioco, fai. Allora, dicevo, oltre a fare i cotti e tutto questa pressa, faccio anche il cuoco. Cucina gourmet. Cucino gourmet. Con mamma, da. Mi sono inventato come quel piatto che voglio fare. Mamma mia, papà, buonissimo. Ma l'hai assaggiato? No. Ma non è che la mesca, chissà, mamma. Credo che ci usciamo. Sentivo, ma pasta ai quattro legumi, fagioli, ceci, fave, peperoni. Non mi trovo. Perché? Che hai detto? Pasta ai quattro legumi, fagioli, ceci, fave, peperoni. Il peperone non è un legume, sarà uè che ti fotto fuori, lo saccio, ma non è un legume, ti provo un grippo. Ah, buona, fa niente, vi dico cavallo e battaglia. Dico cavallo e battaglia, sì. Metti la coppa e battino. Allora, ascoltatemi, ascoltatemi. Allora, spaghetti alle vongole lontane. Volete sapere come si fanno? No. Sì, allora, prendiamo le cose umane con la... Cosa umane? Come si chiama? A scuola. Come si chiama? Cosa umane? La paletta. Qua la paletta? Come si chiama? Urina. Come si chiama? Ah, la padella. Bravo! La padella. Padella. La padella. Pigliamo la padella, no? E ci dammo una bella girata. Ma che ci mi sai? Niente. È acceso il fuoco? Assolutamente no. E tu fai un raccio tanto, ma non succede niente. Se bussa la padella, ma non succede niente. E che mi fa, eh? E che ne sai, ci vuoi il piatto tuo? Mettiamoci un poco d'olio dentro, un poco d'olio dentro. Mi si cina il goccio l'olio, vedi? Una volta che ce l'hanno misa, ce l'hanno una bella girata. Che un po' che si va in dritta, tanto da volta. No. Poi tagliamo 1001 pezzettini. Ne ci do uno. 1001 quei pezzettini così. Quel coso bianco che ti puzzano le mani, bebè. Come si chiama? Che era un bebè, che era una spezia, il bebè. No, che cosa ti puzzano le mani? L'aglio. Bravo, l'aglio. Prendiamo l'aglio, no? No, lo raduniamo e mettiamo lì da dentro. Vicino all'olio e gocce. Poi ce l'hanno andata a girare. Tutto. Ma fa uscire ruoco, mamma fa. E ci mettiamo spaghetti a indo. E così. Dopo. Ma se, no, ci vuole una pentola, no? La pentola. A parte, sì. Pentola, spaghetti. Hai messo l'acqua? No. No, ma pure fiero, gli metto l'acqua. Pentola, acqua, spaghetti. Hai fatto bollire l'acqua? Assolutamente no. Fa morire di far bollire l'acqua. Pentola, acqua, bollimenti, spaghetti. Poi pigliamo e mettiamo in da pentola. Tutto l'olio di carne, schizzo. Ah, no, l'olio di carne. E sto facendo io, e sto facendo. Comunque, dopo fatto tutto questo procedimento, li serviamo. Scusa, abbi pazienza. E le vongole? Lontane. A dove? A mare. No, papà, no, papà, no, tu giù, non già, con chi su già faccio? Ah. Buonasera, sono tecnico wifi. Dov'è modem? Ciao, bello, vieni qua, vieni. C'è l'andare che giù sotto la macchina. Mi si fa la cartella, voglio. Sta d'accordo.